tanti giovani che non ne possono più di non avere le cose che vogliono fare tranquillamente senza essere, come dire, insultati per qualsiasi cosa facciano. E allora presentiamo a tutti quali sono le ragioni di questa protesta. Come sapete, lunedì c'è stato il Consiglio Comunale che ha approvato un regolamento di polizia urbana. Che cosa significa? Sono una serie di regole che disciplinano la vita nei luoghi pubblici di Feltre. Ci teniamo a precisare, come abbiamo fatto giù nella parte di Feltre fuori le mura, che non siamo qui a protestare per tutto il regolamento che è stato approvato, perché riteniamo che ci siano tante regole che sono, come dire, sacrosante per il vivere civile. E vi spieghiamo però quali sono quelle che riteniamo che non possano essere, che non debbano essere applicate. Allora, vi leggo alcune parti del regolamento che sono quelle che contestiamo. L'articolo 106, decoro urbano, dice che è vietato calpestare, sedersi o sdraiarsi sul manto erboso. Lasciare! Lasciare sullo stesso, anche temporaneamente, biciclette, borse e quant'altro possa nuocere al decoro del luogo. Sedersi sugli schienali delle panchine o da posare i piedi sul sedile. Sedersi o coricarsi per terra lungo le vie, strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico. Arrampicarsi sugli alberi, salire sulle fontane, sui monumenti e sui pali della pubblica illuminazione. Un attimo solo. Qui c'è una domanda. Dove li avete visti? Dove avete visto la gente che si arrampica sugli alberi, sale sulle fontane, sui monumenti e sui pali della pubblica illuminazione? Spiegatecelo! Lavarsi ed effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere con qualunque sistema l'acqua. Cosa vuol dire? Che se un bambino che si sta mangiando un gelato si sporca la felpa non può andare ad attingere l'acqua alla fontana pubblica? No. È questo che vogliamo intendere? E poi ancora la parte finale di questo articolo, come vedete vi ho enunciato alcuni punti che sembrano essere molto chiari. Questo articolo finisce così: è vietato qualsiasi comportamento o atto che comprometta la pulizia di luoghi, il decoro o arrechi molestia, disturba le persone o danno alle cose, non espressamente indicato nei punti precedenti. Che cosa vuol dire questa cosa? Com'è che deve essere applicata questa norma? A discrezione del vigile che deve fare la multa? Se gli stai antipatico ti multa! L'articolo 107, che secondo noi è la diretta conseguenza, non so se ricordate, a maggio era uscita un'altra piccola legge che però aveva durata temporanea, aveva durata 3 settimane e vietava qualsiasi concerto o evento musicale in tutta l'area del centro di Feltre. Ecco, a distanza di 6 mesi è stato approvato questo articolo, l'articolo 107, che secondo noi ne è la diretta conseguenza. Molto probabilmente non sono riusciti a pensare ad altro oltre a queste cose, dove viene detto che non dovranno gli intrattenimenti che avvengono all'interno dei pubblici esercizi, compresi i circoli privati, non dovranno produrre rumori o altro percepibili all'esterno nelle fasce orarie indicate con apposita ordinanza del sindaco.
Riusciamo a limitare queste cose solo fino a questo punto? Non riusciamo a fare nulla di più? In 6 mesi non siamo riusciti a pensare a nient'altro che possa aiutarci a vivere più serenamente. Non diciamo che vogliamo fare casino tutte le sere, tutti i sabati sera fino alle 3 di notte, assolutamente no. Anzi, perché no? Anzi, c'è un articolo sulla vendita e somministrazione. C'è un articolo sulla vendita e somministrazione di alcolici che dice delle cose sacrosante, dove, come abbiamo ribadito prima, non c'è nessun problema per questa cosa. Però la domanda che vogliamo rivolgere al sindaco, all'assessore Curto e all'amministrazione... Lo sceriffo Curto! Vogliamo rivolgere all'amministrazione è molto semplice. A Feltre c'è una situazione così degradata che necessita l'approvazione di un regolamento come questo. Cioè, siamo messi così male? No! Mi pare che i colori di questa piazza oggi ne siano la prova che a Feltre non ci sono solo i cosiddetti imbriagoi, ma ci sono anche tanti altri giovani che sono qui, che hanno voglia di fare e che soprattutto chiedono delle risposte dell'amministrazione, chiedono un aiuto, perché in una città dove non c'è un cinema, dove non c'è una sala civica, dove poter organizzare degli eventi, al di là dei concerti si potrebbero fare tantissimi altri eventi, conferenze, mostre, che coinvolgano tanti tipi di arti diverse. Pensiamo alla fotografia. Avere un cinema, esatto. L'unica cosa che è rimasta ai giovani in centro a Feltre sono i bar. E noi vogliamo dire che non è con i divieti che si fa buona politica. Vogliamo dire che si coinvolgessero un attimo di più nelle scelte che vogliono fare, forse la città sarebbe migliore rispetto a come adesso. E vedete, purtroppo il sindaco sembra non sia a Feltre oggi. Perché sarebbe bello chiedergli di persona una volta tanto chiedergli perché c'è un disinteresse verso queste cose. Perché dobbiamo vietare solamente alla gente di fare qualcosa? E perché non proviamo ad aiutare a costruire anziché vietare sempre? Questa è la domanda. Non mi dilungo oltre e lascerei il posto alla musica. Sappiamo che ci sono dei ragazzi che hanno voglia di suonare. Viva la musica! Grazie. Partecipato, ma soprattutto fatevi ancora un grande applauso, grazie ragazzi! Penso che abbiamo dimostrato che siamo delle persone civili e che non c'è da aver paura di noi. Grazie a tutti davvero, grazie.